Letizia, partiamo da te. Di che si occupa il vostro studio? Allora, lo studio è uno studio polifunzionale. Perché? Perché nasce dall'incontro mio e dal mio socio Andrea Ghirardello, che veniamo io da un mondo, diciamo, industriale, poi pentita e podata all'outdoor. Andrea viene dal mondo delle sale cinema, dalla domotica, quindi da tutto un mondo impiantistico, e quindi questa fusione di menti ha generato lo studio ECOD. E tutto ciò che è tecnologico noi poi lo riportiamo all'interno di un ambiente outdoor per una migliore fruizione e funzionalità di tutto lo spazio esterno. Quindi la domotica che noi utilizziamo ormai costantemente all'interno degli ambienti, perché il mondo, diciamo, che è cambiato, anche Roma e tutto l'ambiente del centro si sta un po' abituando alle tendenze anche che sono quelle un po' più milanesi, un po' più estere, quindi ad una casa sempre più smart, e quindi anche per una necessità di controllo da remoto. In più il Covid ci ha insegnato che l'ambiente esterno è importante, c'è una ricerca costante anche di una piccola terrazzina, e quindi anche di uno sviluppo funzionale. Il caffè immobiliare è cambiato, no? La percezione. Sono indicazioni importanti. Che progetto racconti oggi a Fuori Studio? Allora, noi abbiamo fatto, ce ne abbiamo tantissimi. Scegliene uno. Ne o scelgo due. Uno. Mm. In realtà io sceglierei proprio la nostra location, che è un anno e stiamo ultimando in questi ultimi giorni con il Prado di una nota marca, vabbè, che non nomino qua ma la conoscono tutti. Abbiamo trovato, diciamo, un campo aperto, una piccola casale che era una vecchia stalla di un gruppo di casali nella zona della campagna romana. Noi abbiamo tutto fatto Secondo si dice greenfield, progettare greenfield, in questo caso è... Esatto, sì, ma io poi vengo comunque dalle campagne romane, ho sempre vissuto, cioè, ho un amore spassionato per il verde, l'ho sempre messo all'interno, anche in un periodo che progettavo barche, lo mettevo anche all'interno delle barche. Come dico io, non è che hai un pollice nero o hai un pollice verde, non hai mai trovato la pianta adatta a te. Potrebbe essere. Guarda, io sono del Lago Maggiore e quindi terra di giardini, orti botanici. Ho tante piante in casa, c'è un solo tema: attenzione, la devi guardare se sta bene, se c'ha sete, esatto, se c'ha la luce. Quindi, però c'è un veramente c'è chi non ha il tempo, e quindi devi anche studiare un certo tipo di prodotto. Noi per esempio lì abbiamo trovato un terreno particolare, quindi noi abbiamo spostato, con la necessità di non dover spendere delle cifre considerevoli nel riportare terreno e movimentarlo, ci siamo spostati anche sul dry garden, quindi abbiamo sperimentato che anche questo tendenza. Tipo una tendenza, meno utilizzo di acqua possibile, sì. Manutenzione, sì, perché sì. C'è questa la lippia o altri anche prodotti, la verbena ibrida, questi prodotti, queste essenze vegetali che ti aiutano a un contenimento anche dei costi, perché l'irrigazione puoi darla una volta al mese. Non hai problemi, cresce anche sulla roccia, cresce da sola, cammina da sola, va potata, certo, con anche meno costanza rispetto ad un classico green. Cioè. E quindi questo ci ha avvicinato. Senti, invece le aziende che fanno arredi, strutture, quindi pergole, vele, ma tutto quello che è il nuovo codice dell'outdoor, come lo leggete, lo utilizzate? Noi lo utilizziamo costantemente perché è un'estensione dell'interior, che è un braccio naturale della casa, no? Anche perché tante case sono piccole, c'è sempre stata la tendenza anche di vendere cucine giganti e fare le case sempre più piccole. Beh, c'è la cucina in outdoor sotto tante pergole. Sì, anche ormai quelle le utilizziamo. Noi però in particolare siamo anche uno studio che facciamo autoproduzione, in particolare delle cucine, non delle pergole, perché è un mondo a sé. Quindi c'è un mondo di sicurezza che è molto difficile, però c'è la customizzazione. Sì, la customizzazione ne facciamo tanto.
E adesso, per esempio, tante pergole si sono avvicinate anche al fotovoltaico e si è stato integrato all'interno, anche se io non amo particolarmente poi quegli elementi chiusi con le vetrate, perché il giardino va vissuto. Beh, sai, le vetrate sono anche mobili, uno dei concetti, sì, per esempio, di Corradi è il movimento, il movimento, sì, quello c'è. Per quello cui, sicuramente. Sai, lo configuri a seconda dei momenti. Non amo particolarmente la serra solare, che quella magari, sì, è più un'utilità, sì, in un ambiente attico, no? Una terrazza d'attico, però l'outdoor te lo fanno vivere in maniera differente. In particolare poi chi ha più spazio a disponibilità. Sì, anche se molti progetti molto belli, interessanti, anche in piccoli spazi cittadini. Ecco, io ho tristezza quando vado nelle città, anche Roma, e vedo gli spazi aperti lasciati completamente andare, non utilizzati. Bisogna davvero. Ma sul pubblico o sul privato? Ovunque, in qualsiasi situazione. Spesso anche sta cambiando adesso, anche il privato spesso va a stendere i panni, per dire. Allora, il discorso qual è? Che magari da noi c'è più la voglia di apparire sull'interno, perché tu lo vivi anche con cene durante la serata, però poi vivi poco lo spazio, ma soprattutto a fine. Ma quello è il concetto. L'outdoor dovrebbe essere uno spazio anche intimo, personale. Il problema è che a fine cantiere è finito il budget. È quello. Bisogna iniziare da fuori. Infatti il problema è la progettazione, perché se tu, e noi per esempio lavoriamo tanto sulla fattibilità, a volte lavoriamo anche da general contractor, e quindi per noi la fattibilità è fondamentale, e quindi lavoriamo su anche sulla percezione della necessità del cliente, che è molto empatica questo aspetto, che tanti trascurano. Lavorando su questa percezione, tu costruisci un budget insieme a lui, e quindi lo destini magari spostando 3.000 euro da una parte, aggiungi il gioco delle tre carte. Esatto, sì. Senti, una parola chiave per chiudere questa bella chiacchierata che vi contraddistingue e in qualche modo è la vostra filosofia di studio. Allora, noi è sicuramente la concretezza. Perché ad oggi ce n'è ancora tanto bisogno, e quando io dico perché facciamo una fattibilità, non facciamo un'analisi e non facciamo una stima, ma noi facciamo costi reali sul progetto, ed il progetto è fattibile. Quindi quando andiamo in cantiere io non devo avere problematiche, devo avere il 2% di rischio, che trovo qualcosa in particolare. Ascendere, il 2% ascendere. Esatto. Grazie. Grazie a voi.